Ciao a tutti, eccoci qua. Noi siamo denominati la famiglia Bionica, in quanto siamo una delle coppie più giovani disabili d'Italia. Ci siamo incontrati ad un centro protesi dove ci rechiamo per costruire le nostre protesi. Io ho avuto un incidente ad un braccio sinistro e mentre mia moglie è stata vittima di un incidente stradale. In quel periodo io stavo facendo il mio braccio, mia moglie stava facendo le sue gambe e ci siamo incontrati lungo i corridoi del centro protesi INAIL, dove è stato un colpo di fulmine, ci siamo incontrati, innamorati e quindi abbiamo deciso di sposarci. Io da subito ho reagito a questa disabilità. Sono stato male giusto una settimana dove non mi sono arreso, ho voltato subito pagina e quindi posso essere, diciamo, mi posso ritenere fortunato che in una settimana ho potuto superare questa nuova vita. Questo nuovo percorso che il destino mi aveva riservato. Mia moglie invece è stata investita da quest'auto che gli ha fatto amputare entrambe le gambe. Giustamente è stato un colpo per una ragazza magari di 17 anni che si ritrovava in quella situazione. Sono un disabile un po' particolare in quanto faccio anche il DJ. La passione per la musica l'ho sempre portata nel cuore. E non mi sono mai arreso anche ad utilizzare una sola mano in console quando magari non avevo l'arto. Con l'arrivo di quest'arto bionico, tutto diventa più facile, tutto diventa un gioco di poter utilizzare entrambe le mani in console e quindi diventa un qualcosa di magico e anche emozionante buttare due mani giù a mixare questi piatti. Sono in possesso attualmente di una protesi di ultima generazione che sto cercando di imparare al meglio per poter realizzare, utilizzare anche diverse prese che posso utilizzare in console. La passione per la musica l'ho sempre portata avanti e non l'ho mai abbandonata. Non per questo sono conosciuto con il nome di DJ Bionico o DJ Mickey Bionico, dove magari sui social riesco a trasmettere a tante persone la grinta e la volontà di non mollare mai e di non arrendersi mai, di andare sempre avanti e di inseguire sempre i propri sogni. Il modo come mixo in console è un qualcosa che con gli anni ho cercato di imparare e perfezionare. Sappiamo che non ho sensibilità sulle punte delle dita che mi permetta di poter mixare ancora con più comodità e con più facilità. Anni di esperienza, anni di studio e duro lavoro mi hanno portato a questo modo strano di poter utilizzare questa mano, assieme anche ad altre mani che ho, di poter sfiorare i tasti, di poter mixare, di poter scratchare sui miei dischi. Grazie a questa disgrazia, se magari qualcuno la vuole interpretare in questo modo, è stato il frutto di poter creare un vero amore. In questo centro protesi INAIL di Budrio, che non solo costruisce queste protesi meravigliose, può anche regalare queste emozioni. Dal nostro amore sono nate due splendide bambine, la grande Giulia e la piccola Martina. E se non fosse per questa disabilità, per questa disgrazia, non ci sarebbero neanche loro. E posso dire che mia moglie, nonostante abbia avuto le due protesi, ha portato a testa alta la propria gravidanza e non si è mai arresa, anche in Ho questo caso. partorito con le protesi. Ha partorito addirittura con entrambe le protesi. Quindi voglio dire che con l'utilizzo delle protesi si riesce ad avere una vita normale. Con la volontà e la grinta non bisogna mai arrendersi, uno riesce a fare una vita totalmente normale come persone normali. In tanti ci dicono se per caso vogliamo ritornare ad avere il braccio, magari le gambe. Noi a testa alta rispondiamo di no, perché grazie alla disabilità, malgrado tutto, ci siamo incontrati e grazie alla disabilità siamo diventati una famiglia. La nostra storia ci riempie il cuore di gioia che può essere apprezzata e utilizzata da tante persone come noi che si ritrovano nella nostra situazione. Quello di essere da esempio per tutti è un qualcosa di grandioso. Abbiamo diversi social dove riceviamo tantissime richieste, tantissimi complimenti da tanta gente, con nessun altro scopo, non solamente quello di poter essere presenti a queste persone che si trovano in questo tunnel, in questo nuovo mondo di vivere. Sto parlando di coloro che magari hanno avuto un incidente da poco, sto parlando per coloro che si trovano in questa situazione da poco, non sapendo che esistono anche le protesi che
possono essere un grande aiuto al disabile, un grande aiuto per affrontare l'autonomia e una vita senza nessune barriere. L'utilizzo di una mano che può essere utilizzato per qualsiasi scopo, nel mio caso io ho la passione della musica. Per quanto riguarda invece le gambe di mia moglie, dove possono essere utilizzate per avere l'autonomia in casa, l'autonomia per potersi spostare e far ciò che magari si pensa che uno è condannato a vita su una sedia a rotelle. Siamo orgogliosi di poter portare queste protesi, che sono delle protesi un po' tutte particolari, con colori un po' vispi, con magari brillantini per quanto riguarda le gambe di mia moglie, e quindi non cerchiamo di nasconderle per nessun motivo, anzi le mettiamo in mostra e siamo orgogliosi di farle vedere magari agli altri. È nato un qualcosa di magico mentre che aiutavo un ragazzo che mi chiese come facevo ad allacciarmi la scarpa. Questo ragazzo mi chiese se per caso ero disponibile ad insegnare come allacciarsi la scarpa con una sola mano. È nato così tutto per gioco, dove facevamo delle videochiamate dove insegnavo a questo ragazzo ad allacciarsi la scarpa con una mano. Da qui, come per gioco, mi disse: "Ma te sei da Guinness World Record?" E così è nata questa cosa buffa, quello di presentare al Guinness World Record questo nuovo record, che riuscivo ad inserire addirittura il laccio, incrociandolo, salendo su per 10 fori, facendo il nodo e allacciando la scarpa con una sola mano, entro 60 secondi. Sono in attesa per un giudizio finale dei giudici del Guinness World Record di Londra. Ho superato il tempo, sono rimasto sotto i 60 secondi. Per dirla tutta, io impiego 47 secondi, ma l'emozione mi ha portato quel giorno ad arrivare a 57. Quindi attendo con ansia il risultato del Guinness World Record, che può essere un qualcosa di bello che servirà magari agli altri, quello che posso spingerli a dimostrare che anche con una sola mano si può allacciare una scarpa. Il mio più grande sogno nel cassetto è quello di poter partecipare magari ad un reality, dove posso dimostrare il poter suonare anche con un braccio bionico, quello di utilizzare una mano bionica di ultima generazione per poter suonare, mettere a tempo, pigiare i tasti e screcciare in console. Ecco, questo è il mio grande sogno nel cassetto, quello di partecipare magari ad un reality dove possa dimostrare per me e anche essere da esempio a tanti altri. Il nostro consiglio che diamo è quello di non mollare mai e di non arrendersi mai, perché la vita è una ed è bella. Poi, piano all'inizio è difficile, però piano piano con il tempo, solo il tempo aiuta a superare tutto. L'importante è non arrendersi mai, cadere e rialzarsi sempre. Più forte di prima. Sempre.